Ha già ascoltato i pezzi, sì, ovviamente. Sì, ho ascoltato i pezzi. Non possiamo avere indiscrezioni, ma alcune voci danno il festival dell'anno scorso migliore a livello musicale, possiamo confermarlo? Sì, senz'altro per quanto riguarda i big, l'anno scorso erano meglio le canzoni. Queste non è che siano brutte, però sono abbastanza più convenzionali. Mentre sono molto interessanti quelle dei giovani, c'è un certo Inama che canta come Tiziano Ferro, ma ancora più veloce, no? Hai presente quelli delle pubblicità farmaceutiche che dice può avere difetti serali anche gravi, Outwind 4222, questo canta così, e devo dire che nei giovani ne ho trovati parecchi in qualche modo originali. E quindi su chi dobbiamo puntare l'occhio? Ma guardi, io continuo a dire che potrebbero vincere per impasto vocale il tipo di canzone Deborah Jurato e Caccamo. Mi piacerebbe che vincesse Patti Pravo una volta nella vita, ma non succederà. Indiscrezioni vogliono che le canzoni dell'anno scorso fossero più belle, sia come arrangiamento che come proprio melodie. No, anzi, sono più belle quest'anno, secondo me, e in alcuni casi sono nettamente superiori. Poi sai, è tutto relativo, perché le canzoni un anno funzionano di più fra il pubblico, magari sono meno belle, e il contrario. Tributo a David Bowie, dovuto. Sì, dovuto. Peccato che quando venne a Sanremo la prima e unica volta, credo il 97, e nessuno se lo filò, perché non era più il David Bowie di Heroes o Starman. Adesso, perché è morto, tutti a fargli il cordoglio e il ringraziamento postumo. Nello spettacolo non funziona così. Se sei bravo, bisogna dire che sei bravo quando non tutti lo dicono. E questa storia di Elton John che non trova la strada dell'Ariston? Ma è vero, cioè, invitare Elton John significa sottoporsi a dei rischi, però è un grandissimo professionista. Gli americani gli hanno fatto fare 40 date a Las Vegas, tutte in una volta, se non vado errato, 40, 30, fai quello che vuoi. È uno dei più grandi professionisti che abbia mai incontrato, quindi tutte queste storie che lui va, viene, torna, Elton John. Tra l'altro presenta un inedito stasera. Bello, carino, ma non è l'Elton John di ieri, esatto. È il contrario di quello di David Bowie. David Bowie portò delle innovazioni. Elton è grandissimo ancora adesso dal vivo, però evidentemente non fa più le canzoni di un tempo. E invece sulla 66esima edizione possiamo incominciare, visto no, che hai già sentito, su chi dobbiamo solo aguzzare le orecchie dei giovani? La dello Jacopo e la Cécile. Sono due donne, sono quelle che hanno qualcosa un pochino più degli altri, ma sono tutti bravi. Però il problema è anche lì dei giovani, non basta essere bravi, bisogna avere un po' di fortuna e avere molto temperamento. Ti faccio un esempio: fra i grandi, fra i big, quella che ha più temperamento di tutti è Annalisa. È una vera Terminator, questo me la rende ancora più simpatica, però spaventa gli uomini. E Patti Pravo? Ma quello è stile. Patti Pravo, i Rolling Stones, è gente che ormai ha 40-50 anni di esperienza. Se non fosse così brava non sarebbe nemmeno a Sanremo, non farebbe gli spettacoli nel mondo. Però è un festival del C'eravamo tanto amati, Riccardo Fogli, Pooh, Patti Pravo. Beh, è diverso. I Pooh sono un tributo alla carriera, buonasera. Lei è in gara, è completamente diverso. I Pooh non sarebbero mai venuti in gara. Come mai? Perché sono artisti che non amano più la gara, perché non è un po' è un sentirsi arrivati, oppure è proprio una questione di modo? No, è mettere le proprie risorse in altre cose. Abbiamo Baglioni. Baglioni fa dei tour di 3 ore a sera e fa dei tour di 30-40 date. Non vedo perché dovrebbe mettersi in gara al Festival di Sanremo. Parliamo di moda e di festival. Cosa dobbiamo aspettarci secondo lei? Ma secondo me sarà un festival delle stranezze, perché Virginia Raffaele, come tutti sappiamo, è una donna ironica che si mette in gioco, quindi da lei in particolar modo ci aspettiamo un qualcosa a livello di fashion glamour che ci stupisca, no? Ci aspetteremo un abiti un po' particolari. Almeno spero vivamente
che non cada in tentazioni di abiti particolarmente sexy, cioè non penso che venga qua a fare anche se un fisico incredibile. Sì, ha delle gambe bellissime, ecco, la cosa che tutti abbiamo notato di lei sono queste gambe stratosferiche bellissime, però non penso che cada in tentazione e voglia abbissare la Belen di qualche anno fa, no? Sai, con questi spacchi, almeno credo, penso. E invece per quanto riguarda Maddalena, sappiamo già che cambierà diversi stilisti, quindi io mi auguro, perché sono una sostenitrice del Made in Italy, che quindi ricerchi sempre degli stilisti italiani, la ricerca comunque dell'abito curato, si è parlato anche di Alberta Ferretti per la prima serata, quindi sappiamo già essere una garanzia, ci saranno comunque dei ritorni al pizzo, alle paillette, comunque speriamo insomma che il nostro Made in Italy trionfi sempre in Eurovisione ovviamente. Alcuni tweet cattivissimi hanno premiato Virginia Raffaele nel suo stile molto sobrio e su Maddalena Ghenea invece hanno picchiato un po' di più, descrivendola in alcuni casi come la Beyoncé di Sanremo. Cosa possiamo dire in merito? C'è da dire che sono due donne estremamente diverse. L'impatto che ho avuto durante la serata, così diciamo, per la stampa, dove ci sono presentate una con un abito così un po' da collegiale, no? La Maddalena Ghenea a me è parsa un po' una suorina, insomma. A me non è piaciuta, ecco, devo essere sincera, mi aspettavo qualcosa di più da lei. Invece la Virginia l'ho trovata grintosa, piena di sprint, cosa aspettarci? Sicuramente, come ho detto prima, ci stupiranno, però la forza di questo festival, scusate, lasciatemelo dire, rimane sempre Gabriel Garco. E questo Elio a quadretti in Armani? Elio sappiamo che può portare di tutto, mettere qualunque cosa, perché a lui è concesso tutto, anche gli strafalcioni, per cui penso che chi ci vedrà in Eurovisione capirà che quando i personaggi sono altamente carismatici e sono al di sopra delle righe, lo stile lo creano loro e non lo seguono.